Le informazioni seguenti si riferiscono all'installazione di pompe a filtro per grandi volumi d'acqua. Verificare che la cartuccia del filtro sia centrata all'interno della pompa. Prima di chiudere la pompa, controllare che il sigillo del tappo del filtro sia in posizione. Collegare i tubi al filtro e stringere la fascetta stringitubo. Collegare ora i tubi flessibili alla piscina. Assicurarsi che sui tubi flessibili della pompa e della piscina la lettera A corrisponda alla lettera A e la B alla B. Aprire le valvole di connessione. L'acqua entra ora nella pompa a filtro. Infine, svitare la valvola di spurgo dell'aria e lasciare fuoriuscire eventuale aria residua dal sistema. La pompa è ora pronta all'uso. È sufficiente collegarla a un interruttore. Se la pompa ha un interruttore, accenderlo. Attenzione, non inserire la pompa a filtro in una prolunga. Il pericolo di incendio potrebbe causare danni alla proprietà. Attenzione, non azionare mai la pompa a filtro quando la piscina è in uso. È consigliabile eseguire la pulizia e la manutenzione della pompa a filtro ogni 2 settimane. Per prima cosa, scollegare la pompa a filtro. Successivamente, chiudere le valvole di connessione per evitare la fuoriuscita dell'acqua dalla pompa a filtro. Rimuovere la cartuccia del filtro e risciacquarla. È consigliabile sostituire le cartucce del filtro ogni 2 settimane. Contattare il rivenditore locale per i filtri sostitutivi Bestway. Sostituire la cartuccia del filtro assicurandosi che sia centrata. Verificare che il sigillo del tappo del filtro sia in posizione e chiudere la pompa a filtro. Successivamente, aprire la valvola di connessione per consentire la fuoriuscita dell'acqua dalla pompa. Infine, svitare la valvola di spurgo dell'aria e lasciare fuoriuscire eventuale aria residua dal sistema. Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitare il nostro sito internet. Grazie per l'attenzione.